Dicevo buon pomeriggio ragazzi, all'interno di una sequenza di live ininterrotte perché arrivo da Olgen che non lasciano respiro, ma in modo divertente e positivo. Sono contento di essere qui perché stanotte abbiamo provato Atomic Heart, abbiamo cominciato. Poteva essere una live normale, sono io, l'abbiamo fatto durare 5 ore e un quarto. Ma l'abbiamo fatto scoprendo che questo titolo aveva da offrire molto più di quanto previsto, a causa del suo percorso di vaporware, a causa di quello che è di solito ispirarsi agli shock-like game, mai detto una cosa del genere, penso nell'intera industry, ma mi piaceva giocare sul termine. Abbiamo giocato abbastanza da raggiungere vero gameplay, analisi della sceneggiatura, della scenografia, di quello che era veramente un valore inatteso dell'opera, con alcune incertezze e problemi di intelligenza artificiale e forse dalla parte vostra di opinionismo, perché ancora non so io cosa ne penserò, ma ho sentito parlare del fatto che l'open world è abbastanza svuotato da interesse, forse non così necessario, ma vedremo. Allora, facciamo partire anche perché oggi è una live che si fa su Atomic Heart, ma di Nvidia, non col GeForce Now però, ma con il DLSS. Che a questo punto, con i famosi frame a schermo, ci permetterà di vedere, attivando la genesi dei frame, se andavamo a 120, 110, 90 ieri, che succede oggi? Sono molto curioso. Sono molto genuinamente curioso. Dunque, abbiamo anche esperito la Mancino Experience. Quindi vedremo se riusciremo a giocarci in maniera più dinamica. A questo punto io metto 165 come limite del frame rate, perché è vero che l'input lag diminuisce, ma il mio monitor ha questa frequenza massima. Sono. No, no, ma che. No, abbiamo cominciato ieri con la pasta, quindi siamo in early game. Però. Comunque. Giocato bene, secondo me, con qualche incertezza e tempo perso, ma interessante approfondimento. Allora, qualità. Generazione frame DLSS. Raddoppia il numero di fotogrammi al secondo sulle schede Nvidia 4000. Ah, bello che ti avvisa! I fotogrammi aggiuntivi potrebbero essere errati se il frame rate iniziale è basso. Molto bello l'avviso. User friendly, consumer friendly. Ottimo. On. Il reflex si autoattiva. Ci siamo. Cioè, non ho capito. Il fatto è che il DLSS 3 usa l'intelligenza artificiale per letteralmente generare dal nulla, dalle informazioni del frame precedente e quello successivo, frame intermedi, che inserisce nel mezzo per aumentare il frame rate, non sono reali fotogrammi. Quindi se il frame rate è basso di base, avrà meno informazioni per poter creare i frame intermedi, che potrebbero risultare quindi finti. Ok? Sì, ti avvisa con grande serietà, eh. L'ha presa molto sul serio. Voglio proprio vedere dove va a parare. E ho anche una merendina. Sono colpito, Skullpasta. Skullapasta. Sono colpito, essendo il loro primo lavoro, il loro debutto, sono molto positivo. La caratterizzazione del protagonista, per ora, mi è piaciuta tantissimo. E no. Non è Bioshock 4. Mi fa morire. Che ogni tanto leggi la chat, ridi, ma nessuno saprà mai cosa hai letto. Fa parte dell'esperienza del deserto, ragazzi. Poi a schermo, quindi. Allora. Ah, sono a 165 frame fissi per ora. Allora, il limite. Allora, sono. Ah, interessante! Guardate che figata!
Voi non potete vederlo, scusate. Voi non potete vederlo. A schermo ho fatto apparire il frame rate. E segna 82. Ma lo stimo verso lei mi mostra quello che non potete vedere. No, non sto parlando di questo. Fatemi finire la frase. A schermo mostra, potete vederlo, ma voi non vedete lo Steam Overlay. Lo Steam Overlay mi ha segnato inizialmente 200 e poi si è sincato al limite che gli ho dato, 165 fissi. Carina questa cosa. Quindi l'engine ti fa vedere il reale frame rate e il DLSS 3 mi sta buttando 165 fissi. Supera di talmente tanto i 165 che non calano di uno. A livelli molto alti di frame rate, quando non serve una fidelity incredibile, credo che sia una vera gran figata sta tecnologia. Bisogna vedere se si sviluppa e a correggere con i suoi errori, magari di imprecisioni eccetera, ma che figata. Allora, hot take personale, ne sono molto convinto, ma è totalmente non oggettivo, salvo in un parallelo e paragoni di performance. Ma a livello personale, per me, giocare in 4K non ha minimamente senso. Quindi io che ho monitor 2K, o meglio, non è 2K, 2K è un altro valore, comunque insomma il 1440p, questo tipo di tecnologia mi permette di sparare veramente al massimo ogni livello grafico e avere frame rate pazzeschi. Vado. Ricordiamoci il gameplay. Poi avevamo l'abilità, che è il ghiaccio. Tra l'altro stranissima l'abilità che ti richiede di... probabilmente si può cambiare nelle impostazioni. L'abilità che ti richiede di... il mic era un po' alto, scusatemi. Grazie, moderatrice. È paradossale... No, no, pardon, termine sbagliato. È particolare che l'input della skill la attiva e la spegne ripremendolo, no? Al posto di tenerlo in hold è click e unclick, no? È on e off, che di solito è un'opzione extra nei menu, invece qua l'hanno messa come base. Particolare. Ok, non serve fare introduzioni, questa è la parte 2 di 2, è un sequel della precedente, non siamo a notte fonda, sono più fresco. Toggle, esattamente. Gatto bastardo. Welcome back. Henry, grazie. Culetto, welcome to the Covenant. Vai. Ah, eravamo qui, è vero. Forse serve un po' di stealth qui. Non è quello che volevo accadesse. Non è quello che volevo accadesse. Non è quello che volevo accadesse. Che il compositore sia lo stesso di Doom Eternal si sente giusto un pelo. Allora, è difficile anche esplorare questo ambiente, ma è un piacere. Ah, ora siamo a 6500 di bitrate. Nella nuova casa metterò 8000 fisso. Che è il cap virtuale di Twitch. A meno che quello non sia un centro di gravità. A meno che quello non sia un centro di gravità inverso, abbiamo appena...
trovato un piccolo bug. Sapete che queste casse che fluttuano sono un bug del fatto che abbiamo salvato la partita? Sicuramente. Lo sono, sono sicuramente un bug. Perché noi prima di salvare la partita abbiamo, se vi ricordate, distrutto alcuni di questi droni e sono rimasti a fluttuare. Non credo che sia voluto, ragazzi. Vedete? Vedete che si generano le... Vedete? Le casse non sono attaccate ai robot quando dovrebbero esserlo. Ok, questo videogioco ha un grosso problema di IA comunque. Su questo siamo tutti d'accordo, mi sa. Li state finendo, amici. No! Manca un colpo. Ok. Ora non sto usando il controller. Si vede anche dai movimenti, ragazzi. Mi mancava giocare. Mi è piaciuto iniziare Atomic Heart, devo dire la verità. È un primo videogioco, eh? È un primo videogioco prodotto. Ma ha qualche bug, perché non credo che dovrebbe essere infinito l'attacco. Non possiamo ancora muoverci davvero come vorrei. Ah, bello che danno le debolezze. Vulnerabile a resistente e il drop. Lo scanner è veramente una figata. Ragazzi, sto a 165 fps fissi. Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia. Ok, non sono generati in maniera diretta. Non sono nativi, ma wow. Questa tecnologia cambierà completamente il mondo del gaming, come il DLSS ha già fatto più dell'RTX, secondo me, a livello di esperienza di gioco. Sì, sì, sono granitici. Certo, la metà sono generati virtualmente, ma... No!
No, non sto notando nessun errore di sovrapposizione o blur non voluto, ma è perché parto già da 90 fps. Seria difficoltà alta, sta sezione. Ho solo 4 colpi. Dovremmo craftarne. Adoro l'estetica. E ora che abbiamo superato il prologo, posso anche giocare in maniera più attiva. Vienna, Eurokebab, grazie, bentornati. Grazie della Tier 1 per 2 mesi. Ok, possiamo l'arma elettro ora può generare IEM come fuoco, quindi non mi serve più la scossa a distanza, forse. Ciao Nora. In corso. Maggiore Michel. Nome in codice P3. P3. Allora, risorse sufficienti. Ora possiamo craftare la volpe, che è un'arma melee molto più forte, in teoria, della buona vecchia ascia. Quindi la craftiamo. Allora, ho questa musica in testa in questo momento. Dobbiamo vedere come poter potenziare e riprendere i materiali dal resto dell'equipaggiamento. Un lungo respiro. Un lunghissimo respiro. Che dobbiamo fare cose qui. Ok, allora. Vediamo. La svedese non ha più niente da rimuovere. Posso smontare? Questo posso farlo, non ci serve. Per ora l'inventario non è limitante in alcun modo. Vedremo poi com'è. L'ordinamento automatico. Ah, ok, ho dovuto cliccarci più volte. Ok. Perfetto. Allora. Potenzia. Volpe. Manico ergonomico che si trova nell'open world. Abbiamo visto come funziona. Ok. Lama d'acciaio aumenta la velocità d'attacco? Potrebbe non servirci per niente la velocità d'attacco, sapete? È già altissima. E comunque non giochiamo in melee in questo modo, perché tendenzialmente l'arma corpo a corpo ha avuto un risultato molto migliore nella strategia di combattimento melee con quelli caricati.
ok? Allora. Questa cosa delle armi a cartucce va capita, ma per ora non voglio consumare risorse. La possibilità di utilizzare i punti deboli elementali dei nemici attraverso colpi melee è una gran figata, perché caricati avranno un moltiplicatore di danno, non dico del fucile, ma è interessante. Questo cos'è, scusate? Ah no, il colpo... Ma il colpo schiacciante... è il nome della tab. Grazie, Max. Il Tara, Raiju, grazie di cuore, benvenuti, bentornati. Cioè, quindi, questi sono i tab. Il colpo schiacciante è come dire colpo pesante. Non è il nome dell'attacco. Il nome dell'attacco installato è il colpo separatore, il quale... potenziamento accelera la ricarica degli attacchi speciali, che mi chiedo, sono le abilità? No, perché nelle caratteristiche c'è scritto velocità di ricarica, quindi sta parlando o della... Allora, ho paura che ci sia forse un problema di localizzazione o di mia comprensione, perché velocità di carica a me viene in mente quanto tempo impiega l'attacco pesante a caricare la massima forza, ok? Potrebbe essere non quanto tempo ci mette un cooldown, perché il colpo pesante non ha cooldown, non che io abbia visto. Potrebbe essere quanto ci mette a caricare la massima energia per il colpo citato. Io lo potenzio. Danni per carica. Aumenta i danni per carica. E non ho niente. Non ho solo... Questa potrebbe essere la nostra migliore amica. È errato, ricarica in descrizione blu. Ok, ok, ok. Perché carica. Accelera la carica degli attacchi speciali. Ma non è un attacco... Però l'attacco, il colpo schiacciante è definito quindi un attacco speciale. E guardate, il potenziamento riempie la ruota. Ok, ok, ok. Ok. Ragazzi, questo ci cambia il melee. Ergonomia delle armi. Usa strategicamente armi energia, pistole e armi corpo a corpo per ottimizzare le risorse a tua disposizione. Se mi posso permettere, ergonomia non credo che sia il termine giusto. Se posso. Se mi concedete... Perdere i drop, guarda, mi fa impazzire. Ok. Sono pronto, proviamo? Nice. Se è difficile li rompiamo così, hella nice. Queste sono componenti di ricarica mai completate. Sono polimeri che si iniziano a comporre senza arrivare a completamento.
parte. Secondo me cosa può fare un povero drone da qui? Niente. Ma spararmi il laser a questa distanza? Ho sbagliato tasto. Mi piace che ogni porta abbia un minigioco diverso comunque. C'è per caso... Ci sono per caso dei segreti qui? C'è un platforming che nasconde qualcosa, perché la trama è super evidente dove vuole che io vada. Viceversa, l'ambiente mi invita a esplorare senza che mi spieghi bene cosa potrei guadagnarne. Proviamo a dargli corda in maniera sabachiana, comunque. Tipo così. Non ha funzionato neanche il dash in volo. Però forse posso... Forse non l'abbiamo... Forse perché non l'abbiamo neanche potenziato il dash in volo, eh? Ah, però basta fare questo. Non è necessario. Qui è dove siamo entrati. Mi sono confuso. Però qui no, c'è un'altra strada. Ehi, c'è parecchio platforming! C'è parecchio platforming qui. Ok. Ah, che pro? Dimmi pure. Il normale era pieno di forzieri qui. Quindi la difficoltà mi sta rimuovendo... Povera Aya. Ci prova, eh. Si impegna molto. Prendi questo. Vieni da papà. Beh, abbiamo capito che non dobbiamo utilizzare quest'arma sui neri. I droni d'elite non avranno mai usata contro la pistola elettrica, ragazzi. È completamente un suicidio. Quanti colpi abbiamo utilizzato? Ah, almeno 6-7? Ok. Ok. Bene, vuol dire che ne basta proprio la pena. Come faccio a raggiungere... Senza danneggiarmi... Allora... Ho una brutta sensazione. Ah, trovato. Ok, ho trovato. Ok, ok, qua si scende. Allora, datemi un secondo. Che mi raccapezzo. Non sono sicuro di star facendo la scelta giusta. Ok. Si può usare il palo per scendere giù? Quale? No, solo quelli gialli, ragazzi. Doveri.
Decisamente doveri. Ci siamo, no? Ragazzi, Mick Gordon confonde l'idea, ovviamente. Io non perderò il loot del Robot Elite, eh? È dall'altra parte! Allora si può fare questo, dai, un po' di saltino. Perché mi complico la vita? Perché mi complico la vita? Merda! Con calma, con calma. Questo è un problema gigantesco. Questo è un problema gigantesco, amici. Questo è un problema da cui non ne usciamo. Ok. Sì, sono tornato sulla tastiera. Mi piace troppo usare la tastiera. È qualcosa che in uno sparatutto poi mi manca seriamente. E qui non si può entrare? Un po' fine a se stesso. A parte ovviamente lo stupendo loot. Ecco, vorrei equipaggiarmi le cure minori, perché non è veramente necessario. Ah, non te l'equipaggia! Non capirò mai, allora attualmente... Non capisco ancora, allora, come fare a equipaggiare di base una cura diversa. Sembra che lui voglia spingerti su quella più potente a priori. Ehi, sì, qui c'è un tubo giallo per appoggiarsi e scendere. Devo guardarmi intorno con più attenzione su questi Q. Perché è un platforming... Buonasera, come ti posso aiutare? Come... Ma che... Ma Siri, ma... A parte che non è il gioco in cui avere intelligenze artificiali che si svegliano... Ma quindi anche questo... Ma fatemi capire un secondo. A parte il fatto che mi sono completamente incastrato, come faccio a uscire da qua? Allora, lo scanner non ti visualizza bene questi interagibili, ma noi dovremmo, come giocatori, stare più attenti, non distrarci dall'environment. Il problema è che l'environment non mi fa entrare in questa porta per tornare fuori. Sto perdendo qualcosa di ovvio per regredire alla mappa aperta. Tipo un salto più agile, un tirare sulla manina, un buco in cui entrare accovacciati, non credo. C'è questa luce, ma questa luce più è una questione estetica. Non, siamo troppo grandi per entrare in questi fori. Non sembra una cosa voluta questa. Ma questo è molto strano. Non posso arrampicarmi su niente di giallo qui. Non ho... A meno che... No, non posso spingerlo. Io non posso arrampicarmi su nulla, perché il giallo è troppo lontano. Cioè, servirebbe qualcosa per saltare da qui. Capite? Beh, deve esserci un modo per forza, ma... Qui non abbiamo la libertà di platforming. Il giallo è il chiaro cue visivo. Lo scanner non aiuta. E qui sopra è palesemente non voluto, cioè non è level design sto a fare, o comunque non qui. Lo sarebbe se potessimo spostarlo. Molto, molto weird, ok? Non sembra intended, ma allo stesso tempo non può scomparire un asset di gioco in maniera così.
qui non ci si può passare perché chiaramente non è voluto. Ragazzi, è genuinamente molto eccentrica questa cosa. Perché la porta non si apre, non è interagibile, non fa parte del level design. Io voglio giocare ad Atomic Heart, non voglio guardare questo incubo di lamiere. Beh, un reload mi farebbe sentire un po' sconfitto. No, non posso tirare i cosi gialli. Non posso fare niente, anche il mio salto è molto mediocre. Manca un robot elevatore, è un bug. Siamo sicuri? È così tanto buggato questo titolo? Così tanto? Crispy critters. They're most certainly crispy, Major. Shut up, Charles. No time for this. Warning. Microclimate abnormality detected inside the seed bank vault. Sample container integrity compromised. Cosa significa che questa tavola ha bisogno della versione più recente di Cheat Engine? È uscita la settimana scorsa, dammi il tempo di scaricarla, ho tanto da fare, sono in trasloco!
Santo cielo. Allora, non è un virus, Cheat Engine, testina. Sono l'admin. Fammi fare quello che esigo. Ho il controllo, ho il comando. Obbedisci. Cioè, mi dice che è un virus? Oh, perfetto. Ma scherzi. Mario. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ho trasmesso il messaggio necessario. Ha un risultato. Adesso, Cheat Engine 7.5. Forza. Ti prego. No, non sto... Non voglio accettare gli sponsor di McAfee e di altre... Penso di aver installato 800 pubblicità nel mio computer di lavoro. E questa cosa non mi rende felice. Sono molto offeso da questa cosa. Ma ne vale la pena. Ora. Per l'amor di tutto ciò che è sacro. È Cheat Engine 7.5. Prendi Atomic Heart. Sta crashando tutto. Ok? Fermi. Bravo bimbo. Vai a cagare. Trucchi disattivati. It is done. Non so se ho capito bene. Guarda. Non farmi rispondere, Siri. Diventerei particolarmente aggressivo. È giusto darsi un tono. Ok? Ora con molta calma e quel poco di rispetto che rimane. Tutto ciò per proseguire la partita senza ricaricare. Il vero uomo non si piega dinanzi a un bug. Ok? Piega il bug a sé. Quindi, ora noi proseguiremo, nonostante non sia spawnato il meccanismo attraverso il quale questo level design avrebbe dovuto permetterci di tornare indietro dopo la kill opzionale. Cheat Engine chiuso. Ho vinto io. Il pubblico di Francesco si è perso qualcosa di prezioso. Fantastico, vi siete persi. Grazie del raid, Saido. Grazie. È stato stupendo, tra l'altro sincronizzato con la fine di un'epopea eccezionale, veramente eccezionale. Ma, visto che Atomic Heart mi ha preso, mi prende, mi ha incuriosito e ho una gran voglia di proseguire, dobbiamo andare fino in fondo. Danval, Marmark, Alter Moldred, Christian, Jovajack, Voltajack, Castellales, Gabbo, Torkred, Markbam, Calcifer, Zarron, grazie delle sub, Rexonsign, welcome back. Let's go. Oh, let's go. Ok? Bene. Dicevamo. Oh no! Cazzo, ho chiuso Cheat Engine ed è rimasta la gravità. Oh no! Oh no! Devo rimetterla. Ho chiuso Cheat Engine. Aspettate. Correggiamo subito. Ragazzi, allora. Mi ha rotto la gravità. Allora, adesso dobbiamo fare una prova.
Ok, dobbiamo andare a salvare. Dobbiamo andare a salvare la partita. Che è qui? Deve farmi assolutamente... Deve farmi assolutamente... Un altro save. Salvataggio dei dati. Ok. E adesso... Esci. Perché comunque Cheat Engine modifica il codice attivo nel gioco, ma non lo rende permanente. Anche se adesso è appena crashato Atomic Heart e probabilmente crasherà di conseguenza OBS, la live, la mia psiche e il mio futuro. Vittoria. Onestamente, non per l'esperienza di Atomic Heart, non per la condivisione del videogioco, ma per live da gamer, mi è piaciuto tantissimo quello che è successo. Mi scuso se qualcuno non si è divertito, ma sono quelle cose da adulto videogiocatore che da piccolo non avresti mai potuto fare, no? Ok, andiamo. Beh, possiamo... Possiamo andare. Non abbiamo il dash abbastanza lungo per poter... Credo che possiamo permetterci un salto. Noi non siamo cyborg. Non abbiamo... possibilità di... Secondo voi è... Ragazzi, ma... Aspettate, ma secondo voi... Oh, con... Ma lo sapete che secondo me i bug sono veramente tanti. Perché ci avviciniamo a dei robot anche pacifici e parte la musica di combattimento. E non credo che sia smart. Però... qui abbiamo il percorso. Sarei curiosissimo di sapere se c'è per caso un... Però non è il momento. Manca il muletto anche qua. Ma sono despawnati i muletti in questo gioco? Perché io volevo provare a fare il salto sulla... Vedete, questa corda mi sembra di gameplay. Ma è incorporea questa scatola? Atomic. Atomic. Per favore. Vabbè, se devo rompermi le ossa a questo punto. Vediamo. Mancano tutti i muletti. Io non capisco. Ho usato le Razer di Isaac. Ce la faremo, eh? Facciamo... Allora, questo non è Doom Eternal. In Doom Eternal il personaggio fluttua un po' oltre il vuoto per permettere ai giocatori in prima persona di poter fare un salto corretto, anche se in maniera prospettica non è facilissimo raggiungere il bordo di un modello. Ma noi ce la faremo. Andremo dall'altra parte senza il muletto. Noi sconfiggeremo il bug. Eccoci qua. A posto. Niente loot, ragazzi. Oh no. Mi state dicendo che è obbligatorio farlo? Oh cazzo.
Oh no. Non sputerò allo schermo. La porta di sotto si apre se la spingo, non credo proprio. Io credo che l'enigma di gioco, secondo loro, sia arrivarci dall'alto. E ci siamo beccati un... Ce n'è una di sinistra? Qua, quella di sinistra... Ah. Ok, risolto. Ok, ok, risolto, risolto. C'è un'altra porta. Quando mi si mette di mezzo un bug, io mi preoccupo in maniera abbastanza definitiva, quindi... Ok. Diventa difficilissimo. Carino, più ne premi, più diventa arduo. Lutrus, Ziegonion, grazie. Ok. Non proprio worth it, eh? Shortcut. Ok.
Accidenti, non... Ok. Oh, merda! Che ansia. Oddio! Oddio! Ok. So che sei qui, Petrov. Non puoi scappare. Ti concedo 10 secondi per arrenderti. Per le mie letture biometriche, Petrov è di fronte a noi. Ah, sì? Cazzo di crostini. Merda. È proprio Petrov. Sapevo che sarebbe andato così. Mago, qui P3. Risponda. Qui, Mago. Hai trovato Petrov, ragazzo mio? Ho trovato il suo cadavere, non la sua testa. Una pala caricatrice l'ha ridotta a un budino di sangue. Peccato. E dentro c'erano dei codici che ci sarebbero tornati molto utili per mettere fine a tutto questo. Mi dispiace, dottor Sechenov. Sono arrivato troppo tardi. Dovremmo trovare un altro modo. Aveva degli anelli con sé? Due anelli d'oro? No, nessun anello, signore. Solo una candela. Capisco. Vai subito al VDNH a fare rapporto, P3. Abbiamo problemi ben più grandi di Petrov. Cosa può esserci di peggio? Te lo racconterà Stockhausen al VDNH. Sbrigati, il tempo è prezioso. Sono stato chiaro? Affermativo, mago. Passo e chiudo. Va bene. L'energia prodotta dalle candele non è sufficiente per azionare l'ingresso principale, ma hanno attivato un sistema che fornisce polimeri speciali al sistema di supporto vitale della bitulla. Il sistema di supporto vitale ha quattro funzioni principali: mantenere una temperatura ottimale, eliminare gli insetti. In altre parole, quattro colonne, quattro barattoli. Prendi il barattolo del laboratorio del caldo, delle alghe, dei pesticidi e del freddo. Ok. Va bene. Però l'ambientazione non si è aperta in nessun modo. A meno che... Esatto. Si è aperta. Ottimo. I problemi legati al fumo sono notevolmente aumentati. Charles, sono al laboratorio del caldo. Diventerò un cazzo di crostino se rimango qui troppo tempo. No, nel laboratorio del caldo o termarium solo i tavoli richiedono temperature elevate, mentre la temperatura del laboratorio in sé è abbastanza piacevole. Dati dalla guerra. E il compagno Stalin non ha fatto altro che aggiungere benzina sul fuoco, facendo diventare la pipa una moda. Ora ci ritroviamo con un'intera nazione assuefatta. Suggerisco di introdurre sul mercato un tipo di tabacco speciale. Contiene pochissima nicotina ed è completamente privo di catrame dannoso. Wow. Sembra che nessuno venga in questo posto da anni. Potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento del sistema di modulazione gravitazionale o a un'eccessiva produzione di fertilizzante a polimeri. Tre cose più importanti. Induce una graduale avversione al fumo. Molto bello. Produrlo costa poco e può facilmente sostituire il tabacco normale. Potremmo aiutare 2/3 dei fumatori sovietici a liberarsi del vizio in soli 5 anni. E comunque sono dei santi, santo Dio. È affascinantissimo sentire questi audio. Merda. Da dove arrivano tutti questi mostri? È solo un'ipotesi, ma sospetto che si tratti di cadaveri di soldati infestati dai germogli. Un'ipotesi? Mi prendi per il culo? È solo la mia impressione. Non è mai successo niente di simile prima d'ora. Cazzo. Com'è possibile? Qualcosa deve essere andato storto dopo che Petrov ha causato quel malfunzionamento.
Molto storto. Oddio! Ah, non ti fa vedere le debolezze dopo che sono stati uccisi. Va bene. Guardate che belle che sono le ambientazioni. Come ogni stanza... c'è una capacità di realizzare l'ambiente in modo realistico e credibile, coerente e narrato, raccontato attraverso anche esso... che raramente si vede, ragazzi, davvero raramente si vede a questo livello. Ed è il loro primo lavoro. È il loro primo lavoro. Si ottengono molti batti. Vabbè. Servirebbe una granata. Finito i proiettili. O meglio, ho finito l'energia. Oddio! Ok. Cazzo di crostini. Questo posto è sempre più un disastro. Uè, com'è? Crostini, a quanto pare, è una localizzazione imprecisa, che ovviamente il doppiatore ha dovuto seguire. Quanto è bello lootare in questo videogioco, è molto divertente! Un po' impreciso, nel senso che devi... cioè, gli avrei dato un'area di influenza più grande. Oh, droppa! Droppa! Ragazzi... l'abilità dice che se li uccidi mentre sono ghiacciati droppano di più. E quando li uccido da ghiacciati non lasciano neanche una particella.
Mi sento tradito. Polimeri alimentati. Vice responsabile del complesso Vavilov Zolotukhin. Al volontario riunione dello svistamento semi a gravità ridotta meeting. Sei tu che hai scritto questo sulla bacheca? La tecnologia dei polimeri ha ovviamente molte applicazioni, dai sistemi programmabili alle leghe durevoli, ma c'è un campo che non è stato affatto esplorato nella nostra ricerca, e credo che dovrebbe esserlo. I polimeri alimentari, o più esattamente i vettori nutrizionali a base di polimeri. Immaginate una sorta di barretta o tubo contenente componenti dietetici integrati in una struttura polimerica. Potremmo creare alimenti perfettamente bilanciati che non si guastano mai, nemmeno fuori dal frigorifero, che favoriscono la regolarità, stimolano il metabolismo e molto altro ancora. In questo modo soldati, marinai, turisti e naturalmente cosmonauti avrebbero risolto per sempre tutti i problemi legati non solo all'alimentazione, ma anche al trasporto di grandi quantità di cibo. Se hai scritto questo, contattami immediatamente. Vorrei discuterne con te. Minchia, ha copiato parola per parola. Incredibile. Vediamo un po'. Meeting. Carina questa cosa, ti spinge proprio a andartelo a cercare. Vediamo un po'. Meeting. Non è un lavoratore. O non è comunque registrato. Sì, sono praticamente nanomacchine. Cioè la funzione narrativa è la stessa. Non sono convinto del loot maggiore, comunque. Cioè, ho dei dubbi su come dovrebbe funzionare, perché non sembra avere nessuna efficacia. E la cosa mi farà probabilmente togliere i punti. Ehi là, vai a fuoco! Non tocca. In sync perfetto, Stormer 7000. Ok, questi colori cosa mi rappresentano? Sono biomateriali, cioè, sembrava un palloncino sgonfiato. Comunque è stupendo giocare col mouse, ma mi fa veramente male, mi fa malissimo non poter fare regia dei movimenti, perché mi piacerebbe muovermi molto più lentamente. Guardarmi intorno, andare nei minimi dettagli, cercare di assaporare ogni scelta, ogni particolare, ogni piccolo, ad essere meticoloso, andare a fondo e non lasciare niente in sospeso, mappare tutto, questo intendevo. Allora, merda! Ok. Finalmente possiamo spa... Interessante e inquietante. No, sono ostili anche loro. Isole fluttuanti di Venere. Arrivi un dottore, ok? Quale dottore? L'intera struttura è andata in malora. E chissà quando arriverà la squadra di soccorso. Ma il dolore è insopportabile e non potrei più camminare.
Ma dovrebbe essere morto, non se ne... Forse c'è un modo per sollevare questo affare. Dammi un attimo, ok? Eravamo i tre. Abbiamo provato a sollevarlo senza successo. Un robot ci sarebbe riuscito, ma non è il caso di chiedere. Cosa ti fa credere che tutto qui sia andato in malora? Se fosse accaduto solo a Babinov, gli altri complessi avrebbero mandato qualcuno. Sta succedendo ovunque, non è evidente! Cazzo. Giusto. Proverò a farmi venire qualche idea. Sbrigati! Fa davvero male! Io sono incuriosito da forse una mia leggerezza, nel senso non vedo il pensiero che si attiva, quindi è un cadavere e queste sono le sue memorie polimeriche, è un robot, è molto strano, nel senso il nostro protagonista e Charles dovrebbero rendersi conto, no? Potresti uccidermi, per favore? Ma che... Aspetta che arrivi un dottore, ok? Quale dottore? L'intera struttura è andata in malora. E chissà quando arriverà la squadra di soccorso. Ma il dolore è insopportabile e non potrei più camminare. Arrivano le questioni morali. E va benissimo con il nostro protagonista, anche facendo roleplay... È divertente. Però... Ha la voce elettronica, ok? Allora... Si è buggato tutto? Sì, ma abbiamo risolto. Allora. Allora. Che cazzo? Cosa? Ehi, perché sto... Cos'è successo? Era un'altra di quelle memorie polimeriche, Charles. Possibile che l'unica cosa che ricorda questo tizio è di essere stato ferito? Non mi aspettavo si manifestasse così. Cosa mi è successo? Cosa mi è successo? Cazzo! Sei già morto. Aspetta solo un po'. Cosa? Aspettare cosa? Cosa significa che sono morto? Ehi, uccidimi! Uccidimi, l'hai promesso! Beh, me ne vado. Porca puttana. Allora, è delizioso, il doppiaggio stupendo, l'evento intrigante e ben narrato, ma credo che la sciocchezza ci sia a livello di immersione. Perché non puoi... dare una voce elettronica che il protagonista sente come tale, quindi diegetica all'interno della storia, e non far porre una domanda. La voce del protagonista non è elettronica, quindi gli esseri umani hanno corde vocali normali e possono interagire in quel modo. Nel momento nel quale la voce arriva non soltanto nella tua mente, e quindi non nelle tue orecchie, ma magari... Mettiamo caso che la tecnologia polimerica ti fa sentire l'audio come se fosse letteralmente a stimolare gli ossicini delle tue orecchie, no? Va bene, ma se l'effetto... Ma è questo? Allora, quando parliamo di Atomic Heart, chat, vi confondete con quello che dico e mi permetto di accettare... molto serenamente il dubbio che io mi stia esprimendo male. Ma cosa vuol dire? È un bug della memoria, lui è morto.
La memoria corrotta è un eco non consapevole. Ragazzi, non sto obiettando l'esperienza del cadavere. Sto obiettando l'effetto che ha sul protagonista, che vede un cadavere quasi palesemente spappolato da una pressa, da una forza newtoniana molto forte, e fa un dialogo completo con risposte, non risposte, domande, non domande, a una voce elettronica, non naturale. Ok? Cioè, il soggetto dell'argomento è P3, non lui. Grazie. Che cazzo? Cosa? Perché sto? Cos'è successo? Era un'altra di quelle. Me ne vado. Porca puttana. Ok. Ho sbagliato. No. Quasi. Oh no, ho sbagliato tutto. Devo invertirli. Devo invertirli, amici! Michele! Cosa hai fatto? Hai invertito male! Ok, ci siamo quasi. Oh no, l'ho fatto di nuovo? No! Ah. Ok, ok, ok. Io me la cavo in questi puzzle, ma non oggi. Ok, ho fatto cagare. Ho fatto orrore. Cerebro leso oggi. Merda, quel legge ha perso la testa. Fanculo tutto. Di solito questo è un innocuo robot geodetico da geodetico. Innocuo un paio di palle. Che altri trucchetti avrà in serbo? Non saprei, non ho accesso ai dati di questo modello. Vorrei tanto non avesse accesso a noi. Non potrei essere più d'accordo, compagno maggiore. Sono molto contento della quantità di eventi costantemente diversi, eccetera. E sì, Vivi, che hai ragione, sarebbe da sentire in linguaggio originale, nel doppiaggio canonico. Dobbiamo trovare l'entrata di questo laboratorio. Siamo entrati. Com'è? Dalla finestra. Autorizzazione in corso. Maggiore Nicef. Allora, ci riprendiamo i punti dello scatto, che sono stati profondamente deludenti. Profondamente deludenti. Quindi, addio. Allora, rimuovi, sì. Rimuovi, sì. Rimuovi, sì. E torniamo qua a casa. Poi, spostiamoci alla creazione un secondo. Svedese. Non abbiamo... Oh no, scusate, no, potenziamento.
Ma questo non è Nora, questo è un sistema più tranquillo. Elettro, vediamo un po'. Eccolo, generatore di EM. Carino. Provoca una breve interruzione dei circuiti di controllo dei robot. Smettono di funzionare per tutta la durata dell'effetto. Questa diventerà una delle nostre armi preferite in assoluto, eh? Decisamente. Cadenza di tiro aumentata. Potenza. Non lo posso togliere? Ah no, non ce l'ho ancora, ok. Giusto, l'abbiamo fatto insieme. Aumenta i danni. Ok, non abbiamo veramente quasi nessun materiale. Sono molto triste. Però forse possiamo migliorare il gelo. Il drop rate non mi convince. È da capire se droppano comunque. Montaggio, smontaggio. Forse funziona solo con i robot. Vediamo un po'. Potenziamento del guanto che c'era la carica del getto. Non serve. Quando le riserve del guanto terminano, usa il sangue. No. L'abbiamo già installato. Neutralizza i danni da fuoco in arrivo. Congela i nemici più in fretta. Vediamo un po'. Energia del personaggio. No. La salute persa si trasforma in energia. Non mi interessa, perché non voglio farmi colpire per strategizzare. Lo scudo polimerico è una gran figata, ma per ora i nemici sono troppo semplici. Lo scudo polimerico, che permette di restituire i colpi a distanza, compresi i laser, dando una risposta di danno all'avversario e non subendo danni tu di conseguenza, oltretutto, sarà utile nell'open world, ma non ancora. Allora. La verità, in uso non è centrata per design. È come se il monitor facesse questo effetto. Cioè, è una questione di HUD diegetico. Aumenta la velocità di movimento. Scatto maggiore. Protezione della tuta dai laser. L'unica medica incorporata ripristina più salute. Aumentano la salute massima. Ogni maggiore degno di questo nome deve sapersi continuare la maratona. Resistenza ai danni elementali. Quando fai uno scatto sei protetto da tutti i danni. Merda. Scusa. Quindi anche se sbagli la schivata, comunque non prendi danno? Notevole. Notevole davvero. Però non possiamo ottenerlo. Questo è troppo forte. Lo voglio. Ok. Ok, sarà... sarà perfetto da proseguire. Ragazzi, io non ho lo spazio per fare Atomic Heart come serie. Come si fa? Perché mi intriga. Lo voglio continuare, lo voglio vivere insieme, lo voglio giocare insieme. È da pensarci. Eh? No, no, The Witcher 2 non viene rimandato. Questa porta però non siamo riusciti a raggiungerla. Oh mamma mia, quello è incazzoso, eh. Si entra dall'altra parte, forse. No, non voglio rimandare Omori. Non rimanderemo niente, ragazzi. Mi sa che resteremo un po' appesi. Dove
Dove pensi possa essere il barattolo? Un dispositivo che dispensa polimeri luminescenti si trova su una di queste piattaforme. Ok, non è ostile. Troviamolo. Non è ostile. Che bella estetica. Non è ostile questo ingegnere? Ok. Puoi aiutarmi? Mamma mia che sguardo antipatico. Che dire? Potremmo aspettare qualche patch in effetti, eh? Vediamo un po' com'è. Ah, lo tieni premuto. Lo tieni premuto e li sollevi durante tutto questo tempo. È fortissima. Tra quella e la congelazione e il congelamento siamo con un controllo folle. Siamo un protagonista molto forte, eh? Ma la creatura... Ma l'acqua è mortale? No, perché non ci sono i polini, non ci sono i fiorellini. Ho finito il... Perdonami, mi sono distratto. È scivolato? No. Semplicemente geniale. Scemo, scemo. Scemo io. Mi sono ucciso. Combatto un po' strano questo. Ma lo accetto. Tanto ci riempiono di cure. Anche a difficile. Ok. Io ero incuriosito dall'annientare quel bot gigantesco, ma... C'è molto da esplorare o sbaglio? Vogliono forse che si arrivi di là non con un salto? A me sembra no, no, si può raggiungere in un secondo là. E allora questa strada è opzionale per qualche motivo? A me queste cose mi incuriosiscono. Atomic Heart ancora non si è comunicato bene nelle sue opzionalità, ma essendo open world probabilmente spinge un sacco sul... Agente Plutone. Queste sono informazioni. È bello scoprire informazioni in questo modo. È molto acuto questo titolo. Non c'è niente da dire. Magari non esprime al massimo il suo potenziale, ma ne ha tanto. Ah, è chiuso. Tu sei Nora? Accesso consentito. No. Ah, non possiamo raggiungere qua. E questo è interagibile? Non è vero. Che figo. Figo veramente. Ma
il fatto che il protagonista sia un palo nel culo è molto bello in realtà, perché lo è in maniera reale, non lo è in maniera goofy come può essere Forspoken, come può essere in Forspoken. Ci sono barattoli qui. Di sicuro ne troveremo uno da qualche parte. Sì, dentro quella macchina. Abbiamo trovato l'erogatore. Ora dobbiamo trovare uno stramaledetto barattolo. Ok, e noi lo troviamo, eh. Funzionerà. A giudicare dalla sua forma e diametro, ti sì. Touché. Barattolo individuale. Sintetizzo polimerico. Orda. Il barattolo sarà pieno. Ah! 35 giorni. Bene. 35, ottimo. Tornerò più tardi. Il processo di sintesi può essere accelerato. Come? È un'ottima notizia. Come? Gli enormi mescolatori che arricchiscono i polimeri con batteri anaerobici operano a una velocità preimpostata. Quindi se la velocità viene aumentata anche il processo okay. sarà più veloce. Dov'è il pannello di controllo? Non esiste. In circostanze normali la velocità del processo non varia. Ma una carica di scossa potrebbe apportare voltaggio aggiuntivo ai motori elettrici. Ora dobbiamo solo trovare quei motori. Ah, è il pulsantino. Ah, sembrava Eren. Ok. Scusate. È molto fuori contesto. Sapevi che qua c'è? Dimmi, ti ascolto. Hai visto? Si può fare. Avete visto? Si può fare platforming figo qua. No, mi ha interrotto il dialogo. Sapevi che qua c'era una funicolare? Immaginavo che ci fosse un modo per controllare l'attrezzatura che pende da soffitto. Molto carino che tu puoi passare da un liquido polimerico all'altro senza prendere danni. Significa che puoi creare una quantità di... di platforming originale molto alta. Allora, ho sbagliato qualcosa. Bello che aumentino sempre i dialoghi, però ho un brutto presentimento. Posso dire? Mi sfugge. Perché si è resettato l'obiettivo?
Ah, ora funziona. Ok. Ero sceso subito. Il pulsante non si premeva prima, infatti. Non so come mai. Dobbiamo fare attenzione. È una lunga discesa, potrei farmi male. Male? Che ottimismo. È la mia routine. Oh. Ha funzionato. Guarda come si illumina. Potremmo... Nota che la tua manutenzione fuori programma ha avviato l'algoritmo di riparazione. Ovviamente. E ci sono i robottini di prima. E forse possono essere distrutti prima? Antecedentemente, così da bloccare il procedimento? Un paio hanno distrutti già. Possibile che ho già che ho risolto la quest anzitempo colpendo quella macchina? Ah no, eccoli. E quanti siete? A me sembra un bel videogioco comunque. È molto brillante nella varietà. Oh merda! Congelarli in volo. Porca miseria. Voglio lo scudo qua! Bello! Qui... sono fantastici. Qui, se non cadi, li tieni a bada e completi la missione. Se cadi e permetti loro di moltiplicarsi, torni da Nora, ti attivi lo scudo riflettente e li uccidi non facendo niente. È un buon videogioco, ha tanto da offrire e il mood è continuo, continuamente originale. Vi dirò, mi dispiace non poterlo proseguire adesso. Mi manca, cioè mi manca giocarlo, mi piacerebbe poterlo proseguire, ma non ho idea di quando potrei inserirlo, quindi ne riparliamo, non posso promettervi nulla. Mi piacerebbe darvi anche poi un giudizio finale, perché credo che fare critica su Atomic Heart e dar lui quindi un'analisi e un giudizio finale sia molto interessante in questo periodo storico. Veramente tanto, molto, molto interessante. Ragazzi, è stata comunque una diretta stupenda, stupenda, è stata deliziosa. Buona pappa, buona serata, grazie di cuore. Alla prossima, Semperfy. È un piacere, ragazzi. Bolla, Horobi, Malal, Deadipot, Rego undicesimo, Wazzo, Super Sao, Stormer, Wolfera, Fenice, Okitown, Lutrus, grazie ancora. Buona serata, ragazzi. È stato un immenso piacere. A più tardi.